allo stand gastronomico tutto l'incasso verrà voluto per il tetto della chiesa di San Nicola. Lì sotto. Chi non è interessato al Pino da Fune se può spostarsi oltre le scale, oltre le colonne dei portici. Anche se non ho più casa. Poco inizieremo, naturalmente, come ben sapete, state vedendo, andremo in tutto il mondo con le immagini di Santa Catesina del Mondo, far vedere che siamo contenti di fare sta cosa, mi raccomando, partecipazione. Ho bisogno anche del tifo, se appartenete alla zona di Sant'Antonio, naturalmente dovete tifare per i ragazzi di Sant'Antonio, con lo stesso quelli di San Nicola, lo stesso riguarda quelli di Sant'Andrea, quindi mi raccomando, vi voglio carichi, un forte applauso lo facciamo appena entreremo in azione, quindi mi raccomando le vostre mani, il vostro urlo. Noi siamo pronti, anche Santa Catesina del Mondo è pronto. Signori, ci siete? Ci siete? Voglio vedere. Signori, a voi tutti buonasera, benvenuti in questa splendida piazza, fate un applauso, vediamo se ci siete. Ecco, bellissima la gente di Sant'Agata che questa sera si riunisce in piazza 20 settembre per festeggiare la nostra santa patrona, primo palio in onore di Sant'Agata. Abbiamo appena fatto le squadre, quindi noi siamo pronti per farvi divertire con questo tiro alla fune. Ringraziamo intanto l'amministrazione comunale di Sant'Agata che ha provveduto a organizzare questa manifestazione. Un applauso per l'amministrazione. Ringraziamo anche le varie associazioni che si sono adoperate per l'organizzazione della festa. Ragazzi, l'applauso ci vuole per la Prolongo Pierino D'Onofrio, Associazione Culturale Sant'Agatesi nel Mondo, Associazione Culturale Concerto Bandistico di Sant'Agata di Puglia, l'Associazione Mamme Sant'Agatesi, l'Associazione Eventi, l'Associazione Lopa e infine, ma non per meno importanza, Circolo Lettori Kelvin 310. Applausi a tutte queste associazioni che per la prima volta sono tutte insieme, se non sbaglio, per organizzare questa serata in onore di Sant'Agata. Allora, siamo pronti, chiamo le squadre qui, abbiamo nominato primo i capitani. La prima sfida si svolgerà tra la squadra di Sant'Antonio e la squadra di Sant'Andrea, quindi tutti i componenti di Sant'Antonio e Sant'Andrea sono chiamati qui sotto i portici per iniziare questo tiro alla fune. Chiamiamo i componenti di Sant'Antonio, Di Giorgio, Noviello, Bellino, Conversano e Leo Favale, mentre chiamiamo anche i componenti della squadra di Sant'Andrea, Romano, Capano, Palazzo, D'Onofrio, Iuspa. Potete posizionarvi, vi mettete uno da una parte e l'altra squadra alla mia destra. Vi ricordo brevemente le regole di questo tiro alla fune. Si svolgerà su tre round. Il primo round terminerà quando l'ultimo della squadra di Sant'Andrea o l'ultimo della squadra di Sant'Antonio avrà attraversato questa striscia di mezzeria. Quindi quando l'ultimo attraverserà questa striscia.
Facciamo il tifo per la squadra di Sant'Andrea. Facciamo il tifo per la squadra di Sant'Antonio. Ecco, così mi voglio. Allora ragazzi, però ho bisogno, abbiamo una cosa simpatica da fare anche. Allora scegliamo, abbiamo anche il giudice di gara che è qui, il signor Ciciretti, che farà attenzione. Vieni qua, guarda, vieni. E abbiamo già un applauso. Non ti permette, Lucia, facciamo un applauso a Lucia. Allora Lucia sarà colei che decreterà l'inizio della sfida. Lucia, questa è... Dove sei? Ah, abbiamo il blocco umano. Allora siamo pronti. Lucia, fai la prova. Allora, un poco più convinta, no? Una botta più secca, vai. Attenzione. Ok, quando sentirete il gong da parte di Lucia, ragazzi, potete iniziare. Vi ricordo che la manche si terminerà quando l'ultimo avrà altro. Ragazzi, però dovete spostarvi, Giussi, dovete spostarvi perché questi sono pericolosi, eh. Quando l'ultimo avrà oltrepassato la linea. Lucia, quando voi, ragazzi, però dovete fare spazio, non dovete stare dietro ai concorrenti di questo primo palio in onore di Sant'Agata. Lucia, ci sei? E poi mica se Lucia batti il colpo. Quando voi, Lucia, ragazzi, occhio, anzi, orecchio al gong, pronti via, siamo partiti. Ecco la squadra di Sant'Antonio che sta tirando in modo animalesco. Fate il tifo per Sant'Antonio. Non sento, intanto Sant'Andrea si riprende. Ecco, i ragazzi sono tosti. Signore, si può lottare gentilmente. Sant'Andrea si riprende. Ecco, Sant'Andrea sta andando. Sant'Andrea sta andando. Ce la fanno, ce la fanno, ce la fanno. Tira, tira, tira. Ancora un po' di sforzo e la prima manche va a Sant'Andrea. Applausi. Complimenti ai ragazzi di Sant'Andrea. No, dovete sapere che quelli sono giovani. Il più grande là c'ha 16 anni. Quello è bello, eh. Allora, possiamo aspettare. Ragazzi, va su 3. Avete vinto la prima, ma dovete farne ancora un'altra. Ragazzi, ritornate in pista. Allora ritornate sotto i portici Sant'Andrea e Sant'Antonio. C'è la seconda manche per voi. Sant'Andrea e Sant'Antonio, ragazzi, ci svegliamo. Li possiamo definire i tonnelli di Sant'Agata, questi ragazzi del 2000. Pisa. Ragazzi, dovete prendere la zucca, dobbiamo continuare. Allora, siccome si stavano lamentando che si scivola, cambiate, con 3. Sant'Antonio, Sant'Andrea viene da questa parte, Sant'Antonio va dall'altra, sempre che sto bestemmiando. Sant'Antonio, Sant'Andrea. Siamo pronti? Luci, più bella vista, mettiti al centro qua, ok. Ragazzi, chi rompe paga, attenzione Michele dietro di te. Allora Lucia, quando aspetta, stavi caricando. Lucia, quando vuoi batti un colpo, via, è partita la seconda. Oh, ma sono proprio, attenzione Michele. Sant'Andrea sta andando avanti, ragazzi, ma questi non li ferma nessuno. Eccoli, ecco, e ce l'hanno fatta, finita la manche. Bravo Sant'Andrea, applausi per Sant'Andrea. 2-0.
Allora adesso, sì, naturalmente, Sant'Andrea va direttamente in finale. Si sfideranno adesso i ragazzi di San Nicola contro Sant'Angelo. Chiamiamo per San Nicola Palumbo, Leva, La Villa, Priore. Ne manca uno però, San Nicola. Palma, ci sei anche te. Invece per Sant'Angelo chiamiamo Noviello, Lo Russo, Marotti, Di Giorgio, Longo. Avete fatto l'applauso a Sant'Andrea che è arrivato in finale? Non vi vedo convinti, ragazzi, applausi per Sant'Andrea! Quello che abbiamo visto ha dimostrato che i ragazzini c'hanno più forza. Allora signori, vi chiedo un po' di tifo per la squadra di San Nicola. Vi chiedo un po' di tifo per la squadra di Sant'Angelo. Certo che come tifo non è che tanto. Allora ragazzi, visto che voi siete più piccoli, da parte vostra voglio un urlo. Ehi, voglio un urlo con video di carica. Ehi, questo Giuseppe, voglio un urlo di carica, tutti quanti insieme, la squadra, fatemi sentire al mio 3, 1, 2, 3. Facete schifo qua. Un urlo di carica, la squadra di San Nicola. L'urlo di carica, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Fate sempre schifo comunque. Lucia. Ragazzi, spostate, questi sono pericolosi, sono tutti ragazzi che mangiano, tranne Antonio che lo vedo male. Al mio... no, che bello, quando vuoi, batti! Oh, vai! Ragazzi, sono senza parole, applausi! La squadra di Sant'Angelo! Con tre, cambiamo campo. No, ma guardate, no, ragazzi, un consiglio. Della zucca. No, vi voglio dire una cosa, guardate solo la cattiveria che hanno negli sguardi. Voi l'avete per troppo la leggera. Fai la faccia cattiva. Non sa fare. Ecco, lui è uno che sa fare la faccia cattiva. Loro sono convinti. Ragazzi, vi ricordo che in palio, ma solamente per quanto riguarda i quattro rioni, c'è una mangiata presso una delle pizzerie di Sant'Agata, quindi pizza e acqua minerale per voi, pizza e birra per voi. Ci siamo, allora 1-0 per Sant'Angelo. San Nicola, mi raccomando, tirate fuori gli attributi. Lucia! Aspetta, Lucia, pure tu una faccia cattiva nel battere, capito? Fai finta là che ci sta la faccia della tua futura suocera. Vai Lucia. Oh, è partita la manche. Il giudice dice ferma. Questa deve partire al centro. Allora, pronti? Lucia, quando vuoi. Attenzione alle casse che ve le faccio pagare per voi. Ragazzi, vi spostate da dietro ai torelli. Lucia, quando vuoi, batti! E
non c'è sta storia, bro, non c'è storia, usiamo il terreno. Ragazzi, i vincitori, Sant'Angelo! Maurizio! Impegnato, quindi ricominciamo la sfida. Lucia, se ci sei, batti un colpo. Forza ragazzi, fate il tifo per Sant'Angelo. Non toccate la fune. Questa finale, Sant'Andrea sta riprendendo il campo. Forza ragazzi, forza ragazzi, forza ragazzi, prima manche Sant'Andrea. Cambio di campo, cambio di campo. Lucia, quando vuoi? Aspetta, aspetta, dice il questo giudice, proprio rompiscato, eh? Datemi l'ok quando siete pronti. Ricordo che la prima manche è dato a favore di Sant'Andrea. Ci siamo ragazzi! Lucia, quando vuoi, batti! E siamo andati nella seconda manche! Sant'Angelo prende il sopravvento su Sant'Andrea! Curva ragazzi! E vai ragazzi! Per scherzare, sfida Sant Rock, che sono i ragazzi appartenenti al centro sociale gli alcolizzati di Sant'Agata. Allora intanto Sant'Andrea stanno escogitando. Questa è l'unica volta dove una squadra dell'Inter vince, forse. Ultimo match. Lucia, aspetta. Ti spezzi in due. Ci siamo ragazzi? Lucia, quando vuoi, batti! E 1, 2, 3, Romano! Ah!
le squadre che hanno partecipato, gentilmente se vi potete mettere uniti, gli altri che non c'entrano se possono scendere di nuovo oltre la scalinata, grazie. Alla premiazione. Allora, terzo e quarto classificato vanno insieme, terzo e quarto classificato verrà consegnato un guagliardetto. Facciamo un applauso a terzo e quarto classificato di questo primo pario di Sant'Agata, Sant'Antonio e San Nicola. Aspetta, non premiare primi. Allora, mentre per quanto riguarda secondo classificato, la squadra di Sant'Andrea. Ragazzi, hai consigliato il gagliardetto? Primi classificati, la squadra di Sant'Angelo. Ragazzi, tutti vicini, che per voi c'è la premiazione. Facciamo un applauso alla squadra di Sant'Angelo. Sono i più piccoli, si notate, eh? I più piccoli che hanno battuto i più grandi. Complimenti, ragazzi. Facciamo un applauso, ragazzi. Sfida tra le ragazze. Le ragazze sono fuori concorso, fuori premio, è giusto una sfida simbolica, sì, anche per il primo classificato, cioè il gagliardetto. Intanto vi ripeto, non andate via, che qua dietro c'è da mangiare, ci sono tante belle cose preparate da tutte le associazioni sant'agatesi. I gong, no, oh, mi serve un maschio, mi serve. Attenzione! Ah, ok, abbiamo un noto esponente del commercio sant'agatese, Master Pepper, che darà il via. Ah, mi devo togliere. Allora, ragazze, il vostro urlo da Padova, 1, 2, 3, il vostro urlo da Stumed, le serate mi sembrate esaurite veramente, quante donne, 2, 4, 6, 2, 4, 5, sono andata a Padova qua, ah, siete piccole, ok, vabbè. Basta, basi, pronto! Ragazze, non mi sfasciate la strumentazione. Basta, basi, quando vuoi, dalla sappotta, va! No, no, là! Oh, è partita la manche! Ecco, le Fadova contro il Stumed! Questo momento le Fadova hanno il sopravvento, ma lo Stumed li vedo molto accanite! E vanno ferme! Ehi, risumete, già ce ne stanno troppo! Non toccate! Non toccate! Ma sto bene, quando vuoi alla una botta, va! Fai pure io! Va! Oh! Vai! Vai! Oh, ma sono fatto un buono questo! Vai! Tira! Tira, pure quella delle capite del zonudo. Tira. 1-0 per le Fatime. Cambio di campo. Strumento, venite da sta parte. Cambio di campo.
Ciretti, qua vogliono sapere quando si devono andare a fare la pizza. La cosa necessaria della serata era quella, no? Allora siamo pronte? Le ragazze in forma di Sant'Agata. Ragazze, ci siete? Ho visto. Mi raccomando, non imbrogliate. È una gara di divertimento. Non si vince niente. Anche per voi. Chi è che prende? Filomena, l'ultimo volevo della corda. Allora ragazze, basta bene, quando vuoi batti un colpo! E scogliere lui. Fare un grosso applauso alla simpatia, alla voglia di divertirsi di tutte queste ragazze e dei ragazzi che hanno partecipato prima. L'applauso di Sant'Agata, brave brave, così si fa. Intanto aprirei ufficialmente anche il buffet che è pronto per voi. Vi ricordo che i ragazzini, aspetta, Cicinetti, ci sono il bandario per quello che degusterete tra poco. Intanto possiamo anche dare spazio ai nostri compaesani che si esibiranno con delle canzoni. Signori, non vi allontanate, intanto in mezzo alla piazza c'è la gara di tiro alla fune. Aspetta solamente voi che ti... Accogliamolo con un forte applauso, ragazzi, Pasquale! Thank you.
Thank you.
che si mangia la zitta, che si mangia la zitta, che si mangia la zitta alle 5 sera, che si mangia la zitta alle 5 sera, 5 piatti, maccherone, di braciole, cannellone, quattro colombe che vanno volando, con tre pesci che vanno nuotando, e due le parole ben corrente, nuova nera del vero galante, nuova nera del vero galante, sempre la zitta la nave la danza, nuova nera del vero galante, sempre la zitta la nave la danza. Che si mangia la zita, che si mangia la zita, che si mangia la zita alle 7 sera. Che si mangia la zita alle 7 sera. Sette vacche ben cresciute, con sei mebure arrosto, cinque piatti maccherone, le braciole cannellone, quattro colombe che vanno volante con te. Bianco corso per allievo maresciallo, sei viva posti a Mazzara del Ballo. Questa è l'umia. E le donne prima. Le truane femmine. Ecco. Addirittura ce l'ha detta la commera, voglio. Ha fatto proprio l'educata. Ma pure Camilla ha detto no, tieni tu, mangia più. Oh, grazie. Presento il cacio cavallo impiccato. Ragazze, vi venite a divertire un pochettino, abbiamo Marco, visto che non sappiamo, non sono in cucina. Ma ha fatto una cosa allucinante, ha fatto. Già che lo a te. La latte prate che sono bravo. Mano Curtis che taglia per la mappa, eh? Lo buttava lì. Ma questo è dagli amici, eh? Non è stato,